Eppure un Bonolis deserto riesce a fermare il declino di un Teramo che perde anche lo scontro diretto con la Virtus Francavilla e adesso rimette totalmente in discussione la qualificazione per i playoff. La rete decisiva di Vasquez nel primo tempo condanna i biancorossi al terzo stop consecutivo interno, scatenando a fine partita le ire del presidente Iachini. Di Mascio sceglie la difesa a tre con Piacentini, Soprano e Cristini al centro, una vera e propria rivoluzione visto che sugli esterni Florio Nontentardini si posiziona sulla fascia sinistra con Cancellotti a destra. Al nono la prima emozione la regalano i pugliesi con la ripartenza di Vasquez, il cui traversone trova la torsione aerea di Ekuban che si perde a lato. Al sedicesimo gol annullato agli ospiti, Risolo gira verso la porta un pallone che scavalca Tomei, ma l'intervento di Marino avviene quando il difensore è in posizione irregolare. Ancora è solo Francavilla, stavolta di testa al ventesimo con Tiritiello direttamente sugli sviluppi di un calcio piazzato. E come logica conseguenza arriva il vantaggio della Virtus Francavilla, sempre da calcio d'angolo, da cui svetta Vasquez che sale a 10 centri in campionato e porta avanti i pugliesi anche in maniera meritata per quanto visto fino a quel momento. Teramo evanescente che rischia addirittura di andare negli spogliatoi sotto di due reti. Prima Sparandeo calcia fuori un servizio involontario di Florio che spazza come peggio non si potrebbe, pallone a lato. Altri 60 secondi ed Ekuban mette al centro per Vasquez, sul quale si esalta Tomei che chiude in corner. La ripresa si apre esattamente come si era chiuso il primo tempo, col diagonale dopo due giri di lancette di Vasquez bloccato da Tomei. La timida risposta del Diavolo che comincia a costruire il gioco e la punizione da posizione siderale di Bombaggi alta sopra la traversa. Di Mascio toglie una rigore impalpabile per inserire Birligea spostando Mungo nel ruolo di play e qualche minuto più tardi torna alla difesa a 4 con K al posto di Piacentini. Al 60esimo fa tutto Bombaggi, il migliore dei suoi, recupera e si lancia verso la porta di Poluzzi, superlativo nel deviare la sventola di destro del centrocampista biancorosso. Ancora Bombaggi servito da Cancellotti, minuto 62, prova ad impensierire il portiere ospite in bello stile. Il Francavilla prova ad alleggerire la pressione di casa quando può con Albertini che da destra scodella per la testata fuori equilibrio di Vasquez che Tomei blocca. Al 72esimo il Teramo torna a farsi vedere sempre con Bombaggi che arma la testa di Birligea che non impatta come vorrebbe di testa sfiorando solo il pallone. Il Diavolo adesso ci prova con insistenza, al 74esimo Florio prova la conclusione a giro, Poluzzi si allunga più che può e sventa. La Virtus quando accelera però è sempre pericolosa, al 78esimo Ekuban fa tutto alla grande, supera Cristini ma angola troppo col destro da posizione defilata. Ancora Bombaggi al 79esimo, stoccata affilatissima, Poluzzi dice ancora di no. Allora è K a mettersi in proprio nel finale, Poluzzi si esalta mettendo in corner, il risultato non cambierà più con il Diavolo che si ferma ancora e allunga a 270 il numero di minuti senza reti, un declino di cui non si vede la fine considerando che le porte ci saranno due trasferte consecutive sempre a porte chiuse, ma adesso assolutamente da non fallire.